Tuorli d'uovo, due bistecche di manzo, una fetta di fegato. I tuorli d'uovo sono 8, uno si è rotto perciò non si vede. E qua purtroppo si vede che si incrosta anche se la padella è antiaderente, ma non posso farli cuocere un po' meno tempo nella speranza di non far incrostare la padella, perché se vado poi a girare i tuorli va a finire che i tuorli si rompono. E quindi vabbè, non fa niente, si attacca un po', poi lo tolgo col cucchiaio. Qua si stanno cuocendo le due bistecche di manzo, eccolo qua, sono cotte le due bistecche di manzo, quella di fegato, i tuorli, e poi ci metto un limone sul fegato per migliorarne un po' il sapore. In realtà sto facendo un esperimento ad aggiungere una fetta di fegato ogni volta che mangio. Poi ti faccio sapere come va a finire questo esperimento, ok? Quindi, perché il fegato comunque ha un sapore un po' bruttino, ci metto un po' di limone per migliorarlo un po'. Ci sta, alla fine il limone contiene anche un po' di vitamina C in più, quindi va benissimo, non mi dispiace un po' di vitamina C in più. Contiene pochissimo fruttosio, quindi va benissimo. Adesso cominciamo a mangiare le uova. Questo comunque è il pasto più nutriente al mondo. Io sfido chiunque a trovare un pasto più nutriente, e soprattutto sfido chiunque a dirmi che cosa manca, quale nutriente manca con questi alimenti. Quindi 8 tuorli d'uovo, una fetta di fegato di manzo e due bistecche. Qua avevo la maglia con I love Tbilisi. Chiaramente tornato dalla Georgia ho questa maglia che ho portato con me per ricordo. Poi ho anche le pantofole della George. Comunque, adesso cominciamo a mangiare le bistecche di manzo e il fegato. Poi il limone mi piace molto perché resta il sughetto sul fondo, e quindi una volta che ho finito di mangiare le bistecche mi bevo anche il sughetto dal limone. Comunque dicevo, sfido chiunque a trovarmi qualunque nutriente che manca in questi alimenti. Qua ho dato un pezzettino al cane che sta dietro. Strano comunque che il pasto più nutriente al mondo non sia qualcosa che comincia con pasta, pane, perché queste cose dalla dieta mediterranea sono messe, o meglio, dalla comunità scientifica dei medici, della medicina ufficiale, sono messe proprio alla base e dicono che la dieta mediterranea è la più salutare del mondo. Come mai allora il pasto più nutriente al mondo è un pasto carnivoro che comprende solamente bistecche di manzo, fegato, tuorli d'uovo e al massimo un limone come unico alimento vegetale col cane? Sfido chiunque a trovare qualunque nutriente che manca in questo pasto. Ok? Quindi se tu stai cercando un pasto veramente nutriente, soprattutto se vuoi mettere massa muscolare, perché questo pasto alla fine va benissimo sia per pranzo sia per post allenamento, se ti sei allenato prima e vuoi recuperare al meglio, perché qua ci stanno veramente, io non so se ti rendi conto, una marea di nutrienti, c'è tutto. Poi se vuoi puoi anche provare anche tu a fare un esperimento aggiungendo una fetta di fegato ad ogni pasto e farmi sapere come ti trovi. Io comunque aggiornerò nel giro di qualche settimana, ok? Perché voglio provare questa cosa per una settimana o due. E stavo dicendo, c'è veramente tutto. C'è una marea di aminoacidi, ci sono una marea di proteine, di grassi, che sono, ricordiamo, essenziali. Non abbiamo assolutamente bisogno di consumare carboidrati, né per mettere massa muscolare, né tantomeno per vivere. Io comunque ho notato che sono i primi giorni in cui aggiungo il fegato tutti i giorni, e ho notato che sto iniziando a gradire il sapore del fegato, anche se ci metto comunque un po' di limone, ma in realtà è semplicemente che mi piace, non voglio, cioè, quando c'è il fegato mi piace l'abbinamento, il sapore del fegato con il sapore del limone. Il fegato potrei mangiarlo anche senza niente, però lo mangerei con meno piacere e non mi va bene, preferisco mangiare con piacere, ok? Comunque il fegato è l'organo,
è l'organo più nutriente che esiste, ok? Questo è fegato di manzo, come spiegavo prima, così come il manzo è uno degli animali migliori che si possono consumare. Le uova abbiamo visto in un video precedente che contengono tantissimi grassi, tantissime proteine. Ah, e qua ricordiamo che si tratta di tuorli d'uovo. Ho iniziato a mangiare i tuorli d'uovo perché le uova intere mi davano fastidio. Credo che sia per la pitina contenuta nell'albume, che è comunque un antinutriente delle uova, ma i tuorli d'uovo sono un super alimento, un super cibo. Ne ho parlato in un video precedente, vallo a vedere se vuoi. È strapieno di colina, di vitamina B12, di una marea di nutrienti, non manca assolutamente niente. E per il momento mi sto trovando bene, spero sia sempre così. Del fegato non ne parliamo per niente, non ne parliamo assolutamente. È strapieno di qualunque cosa si può immaginare. Soprattutto di vitamina A in forma attiva, ossia retinolo. Ci sono tutte le vitamine del gruppo B. C'è anche un po' di vitamina C. E io qua ci metto anche il limone, quindi vado ad aumentare ulteriormente l'introito di vitamina C. Anche se in realtà non sarebbe necessario per una persona che mangia solamente carne. Poi abbiamo anche un piccolo quantitativo di vitamina D, la vitamina K2. Di cui anche parlerò in uno dei prossimi video e spiegherò per bene perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Le vitamine A e K2 potrebbero essere, secondo me, le vitamine più sottovalutate che esistono. In realtà sono importantissime. La vitamina K2 è al pari della vitamina D e la vitamina A, secondo me, è ancora più importante. Anche se dovrebbero essere in equilibrio, perché comunque vitamina A e vitamina D sono antagoniste. Al salire di una scende l'altra. E poi questa cosa comunque la spiegherò meglio nel video in cui parlerò dell'esperimento che sto facendo col fegato. Ti ho mostrato un pezzo pieno di grasso. Anche le bistecche di carne in realtà sono un super alimento, assolutamente sì, sono un super cibo. Però non sono come il fegato, che è veramente densissimo di nutrienti, cioè assolutamente tutto, qualsiasi cosa. Io non capisco perché da piccolo non mi hanno insegnato a mangiare il fegato, non capisco perché a scuola. Io ricordo che quando ero alle scuole medie c'era un laboratorio dove si parlava di alimentazione, anche lì frutta e verdura alla base di tutto, mai nessuno ha parlato di fegato, assolutamente no, proprio zero assoluto. Il solito la carne va mangiata una volta a settimana, veramente uno schifo. Questo è il pasto più nutriente del mondo, 8 tuorli d'uovo, 2 bistecche di manzo, 1 bistecca di fegato. Sfido chiunque a trovare qualcosa di meglio.